Lorenzo Lotto, Giovanni Gerolamo Savoldo e Giovanni Busi, meglio noto come il Cariani. Un trittico di pittori nati nella seconda metà del 400 e operanti a Venezia soprattutto nel secolo successivo. Palazzo Barberini ospita fino all'11 giugno 6 dipinti che, oltre ad essere dei capolavori, sintetizzano l'utilizzo del rosso, al tempo non solo un colore, ma emblema di uno status sociale. Era l'espressione ovviamente di appartenenza, di identità. Non tutti si potevano vestire di rosso. A Venezia la maggior parte degli aristocratici vestivano di nero, anche per salvaguardare quell'idea di mediocritas che la Repubblica perseguiva come un ideale politico ed etico, ma nello stesso tempo alcune categorie avevano la possibilità, avevano la facoltà appunto di vestire questo colore, questa stoffa particolarmente preziosa, perché appunto lo scarlatto a Venezia, prima ancora di essere un colore, è propriamente una stoffa, un tipo di tessuto particolarmente prezioso. Il tessuto scarlatto a Venezia e in Europa nel Rinascimento ha lo stesso tipo di valore, di connotazione simbolica, di connotazione diciamo così semantica, che aveva la porpora nel mondo della classicità romana. Un'unica sala messa a disposizione per riunire opere di indubbia importanza e bellezza. L'intento è quello di dare vita ad una mostra che sia prima di tutto coerente. Il filo rosso, appunto, che si dipana tra questi quadri è il senso enorme, diciamo, a molti livelli del rosso nella cultura visiva e pittorica veneziana del Cinquecento. Era un colore profondamente allegorico, era una materia lussuosissima, era un colore che era particolarmente caro ai committenti, ma in questo caso, come si vede, abbiamo di fronte a noi 6 rossi diversi e dunque vediamo veramente da vicino il fare dell'artista. Rappresentano una perfetta commistione fra un'istanza di realismo, di naturalismo, basterebbe citare appunto il famoso San Matteo di Savoldo in questo senso, che tante volte è stato confrontato, è stato messo a paragone con gli esiti poi della pittura caravaggesca, proprio nel senso appunto di un naturalismo particolarmente elaborato, e diciamo dall'altra parte un'istanza invece di organizzazione simbolica, organizzazione semantica, organizzazione strategica del significato dei dipinti, che spesso fa sì che il pittore escogiti delle soluzioni rappresentative, figurative, del tutto inedite, che però giocano molto spesso appunto su questa dimensione complessa dei significati legati ai tessuti, alle stoffe, alla materialità, per così dire, degli oggetti che vengono rappresentati, che naturalmente gioca con la materialità della pittura stessa. In fondo la pittura è essa stessa, soprattutto in questi pittori, così il frutto di una tintura delle stoffe, insomma, quindi si tratta di una materialità della pittura che diventa rappresentazione della materialità essa stessa. L'esposizione ruota attorno al quadro di Lotto intitolato Matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria, tela già in possesso della Galleria Nazionale d'Arte Antica. Gli altri 5 progetti arrivano invece da città come Bergamo, Parigi, New York e Madrid. Il punto è portare il pubblico a vedere la collezione permanente, a scoprire la collezione permanente, creando attorno ad alcune opere cardine della nostra collezione un contesto nuovo e diverso che le mette in relazione con i musei del mondo. Questa operazione che noi appunto facciamo in maniera anche proprio sistematica con queste altre collezioni, perché poi noi a nostra volta prestiamo a loro ovviamente, cioè questi sono scambi, è anche un modo di lavorare tra musei. È un modo di costruire delle operazioni con musei che non hanno il peso economico delle grandi mostre, che possono costare fino a 2 milioni di euro, ma che però invece hanno una dimensione appunto molto più ridotta, ma che però non riduce né la ricerca né la rilevanza per il visitatore, e soprattutto quello che per noi è fondamentale, portare le persone nella collezione permanente. Venezia Scarlatta, in via delle Quattro Fontane, spazio alla qualità e alla voglia di far conoscere cose diverse e distanti.
Stefano Vanzina, per tutti Steno, garanzia di leggerezza e qualità, l'artista ha lasciato un'impronta riconoscibile e indelebile nel cinema italiano con commedie di indubbio successo. In occasione del centenario della nascita, ecco una mostra pensata per far conoscere meglio la personalità di un grande lavoratore celebrato come si deve alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Oltre a essere un grande regista, è stato un intellettuale a tutto tondo, è stato uno sceneggiatore, è stato disegnatore. Infatti qui in mostra ci saranno molti suoi disegni inediti, sia di quando era bambino, sia disegni realizzati durante il suo periodo da umorista nel Marco Aurelio, nella redazione del Marco Aurelio. E inoltre ci sarà il Diario Futile, che è questo zibaldone fatto di ritagli di giornale, quest'opera pop ante litteram che anticipa quasi Andy Warhol e Rotella, e che appunto questa mostra ripercorre proprio lo stile del Diario Futile, che è uno stile pop, così come è stato pop anche il cinema di Steno, un cinema popolare che ha raccontato 50 anni del nostro paese. Aperto al pubblico fino al 4 giugno, il progetto intitolato Steno, l'arte di far ridere, si avvale del prezioso contributo dei figli Carlo ed Enrico, ben lieti di recuperare e mettere a disposizione tanto materiale inedito. Ne sarebbe contento, ma non sarebbe stato un promotore, perché lui era un uomo schivo che non aveva questa smania di essere al centro dell'attenzione. Ci ha insegnato a me e a mio fratello la stessa cosa, di essere low profile, di non essere... perché in questo mondo quello che conta è più la statura dell'uomo che quello che invece è un po' un successo che può essere effimero. Lui ha avuto successo tutta la vita, quindi ha avuto questa fortuna, ma non se n'è mai vantato, non ha mai approfittato. È stato un uomo che ha attraversato la sua vita in punta di piedi e che però, pur passando in punta di piedi, ha lasciato un'impronta invece indelebile della sua presenza. Papà ha cominciato come... disegnatore. A 15 anni si è scoperto che era un genio del disegno. Ce ne sono alcuni di quando a 15 anni che la direttrice della galleria ha detto li vorrei tenere qua proprio come pittore dell'arte moderna italiana. Per cui che papà venga alla fine celebrato nella sua celebrazione più importante in una galleria d'arte moderna è il segno che abbiamo azzeccato tutto, perché papà è partito dal disegno, attraverso il disegno è entrato nei giornali umoristici, ha disegnato, ha inventato attraverso i disegni le battute, per cui è arrivato al cinema. Per cui lui ritorna dove era partito. Tra fotografie, cimeli, carteggi e testimonianze, il percorso sviluppato su due piani mette in risalto non solo la prolificità del regista romano classe 1917, ma anche la sua tendenza a collaborare con tanti e diversi fuori classe. Quello che abbiamo fatto ricostruendo la sua storia è anche quella di ricostruire la storia del cinema italiano dagli anni 30 fino insomma poi agli anni 80, quando poi Steno è venuto a mancare, perché era un cinema che univa, era un cinema che non divideva ma che univa, quindi si creavano dei grandissimi sodalizi tra registi, produttori, sceneggiatori, attori, ci si incontrava nei caffè romani della Roma by Night, ma ancora prima nei caffè degli anni 40, quando questo grande gruppo di sceneggiatori, quindi gli Steno, gli Agge, Scarpelli, Monicelli, un po' da squattrinati che uscivano dal dopoguerra senza soldi, si andavano a riunire nei caffè avendo case fatiscenti e lì scrivevano decine e decine di sceneggiature per i film di registi affermati. Per cui abbiamo voluto un po' contestualizzare tutto il periodo che riguarda Steno, facendo poi una panoramica ovviamente su il cinema di quel periodo, partendo ovviamente dalla commedia all'italiana che è nata proprio con Steno. C'è sempre un risvolto malinconico. Un risvolto con uno sguardo ai più deprivati, diciamo, ai più poveri, nella visione di Steno. Quindi c'è la commedia leggera, ma sempre uno sguardo sociale. E questo mi sembra molto, molto importante. È la fuga, diciamo, l'inseguimento fra Fabrizi e Totò in Guardia e Ladri. Quella è una scena esemplare. Rarità e frammenti di vita privata, un peccato non andare. Thank you.
Scatti realizzati in viaggio per immortalare bellezza e verità, Gia Casolaro espone al Macro parte del materiale accumulato in anni di lavoro come fotografa. In via Nizza viene accolta la mostra intitolata Con lo sguardo dell'altro, esposizione suddivisa in due sale, con un'appendice che trova posto all'interno della biblioteca del Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Lo sguardo dell'altro è fondamentale, ma non solo in questa mostra, io penso che sia fondamentale nella vita, nel senso che confrontarsi, dialogare, sono le cose più importanti per crescere come esseri umani, quindi per avere una visione più completa della realtà, che è di una grande complessità. La nostra soggettività da sola non basterà mai, quindi porsi delle domande e ascoltare le risposte che gli altri possono darci, penso che sia molto importante. Questa mostra invita a questo esercizio, diciamo. Questi scatti sono stati realizzati in un arco di tempo definito oppure corrispondono a varie fasi? In questa mostra ho voluto raccogliere veramente un po', diciamo, di spunti di questi 20 anni di attività, oltre 20 anni di attività, quindi ci sono dei lavori anche fatti nel 1999 fino ai giorni nostri. E sono dei lavori però appunto che sono tenuti sempre insieme da quest'idea dello sguardo dell'altro che poi si esprime in diverse forme, quindi veramente ho sia dei lavori di collaborazione come questi per esempio alle mie spalle che sono fatti in Etiopia, sia invece dei lavori in cui appunto lo sguardo altrui viene messo in questione, sia ad esempio una serie di autoritratti in cui io non ci sono mai ma ci sono sempre persone che guardano, che mi guardano e come guardano me. Guardano lo spettatore, quindi rispetto anche all'idea del ritratto cinquecentesco, no? del Rinascimento, in cui ci si confronta veramente con lo sguardo dell'altro che è presente nell'opera. L'attenzione verso la qualità dell'immagine unita al desiderio di spingersi oltre, da qui il carattere variegato di un allestimento in cui capita di trovarsi davanti a delle fotografie inusuali. I paesaggi che più volte sono stati realizzati in Nuova Zelanda, che appunto è praticamente il paese più a sud del mondo, però come si può vedere sono dei paesaggi molto nordici, quindi è anche per rimettere in questione appunto la nostra idea culturale del sud, che cos'è il sud, come noi ci immaginiamo il sud e soprattutto come, diciamo, come noi ci immaginiamo l'altro da noi in questo senso, no? Nel senso che abbiamo comunque dei preconcetti, dei pregiudizi o semplicemente delle forme mentis per cui il sud è un posto, per esempio per noi europei, è un posto caldo, no? Più caldo, e invece il sud è anche altro e quindi è un po' per questionare, però per rimettere in discussione chi decide i codici di lettura della realtà, quindi il sud è quale partendo da dove. Dall'Oceania all'Africa, passando per il Sud America, i tanti scorci individuati dalla Casolaro girando per il mondo mettono in evidenza atmosfere, volti e abitudini differenti. Nel 2012, perciò in piena crisi economica in Argentina, a Buenos Aires, l'artista si reca insieme a un operatore a riprendere la situazione della città, la situazione sociale, quella quotidiana, diciamo così, no? Per cui camminano per questa che è la strada principale di Buenos Aires, da una parte c'è l'operatore, accanto c'è lei con una macchina fotografica, per cui lei scatta e lui riprende. Il percorso è quello che è il percorso quotidiano della gente che cammina in mezzo ai negozi, eccetera, ma lo sguardo è doppio, è quello della macchina fotografica dell'artista e quella dell'operatore che media una realtà in movimento e quello che ne nasce è un rapporto molto interessante e significativo, perciò dello sguardo della gente che guarda in camera o nella videocamera e dello sguardo dell'artista e dell'operatore che invece guardano e riflettono sulla gente e al secondo posto noi, gli spettatori, i fruitori dell'opera che guardano appunto l'opera e la situazione. C'è una coerenza in tutti questi progetti realizzati in periodi e posti differenti? Assolutamente, anche perché questa è una mostra che non so, vuole fare anche un punto della situazione della metà carriera, diciamola così, di Gia Casolaro, per cui anche l'idea di capire quello che è un percorso relazionale che l'artista ha fatto con tutta una serie di artisti, di pensatori, di scienziati, gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Addis Abeba, il pubblico di una piazza, di una strada, eccetera, cioè la relazione è l'elemento più importante nel percorso dell'attività artistica di Gia Casolaro. Il relazionismo da una parte e la compartecipazione dall'altra, perciò un rapporto, non so come dire, anche democratico perciò dell'arte rispetto al pubblico, alla società e al pensiero in particolare.
Lavori datati uniti ad altri concepiti più di recente, accostamenti ponderati per creare un percorso inedito, Alfredo Pirri, nato a Cosenza nel 1957, presenta nella sede di Testaccio del Macro il progetto intitolato I pesci non portano fucili, allusione a The Divine Invasion di Philip Dick dell'81. È molto interessante il titolo, cos'è, una provocazione o ha molto a che fare poi con quello che è il percorso preparato? Non è una provocazione, io penso che l'arte sia l'affermazione, non vorrei esagerare dicendo che è l'affermazione di una verità, ma insomma la provocazione è qualcosa di insito dentro ogni gesto artistico, ma non era mia intenzione provocare nessuno, anzi nel titolo semmai al contrario c'è l'invito a una forma di collettività, di convivialità, di agire comune dentro un ambiente liquido in cui gli ostacoli si spariscono, tendono a sparire, quindi è un invito semmai alla visione comune e anche a una certa visionarietà comune, quindi è una mostra decisamente visionaria la mia, spero. Recuperando progetti realizzati in un arco temporale che va dagli anni 80 ad oggi, Pirri finisce con il riempire i grandi ambienti del padiglione 9B, mettendo in piedi un itinerario espositivo che di fatto è un'opera in sé. Beh, trovate una città all'interno di questo spazio museale, è una vera città, completamente Alfredo Pirri è riuscito a trasformare questo spazio in una maniera completamente inaspettata rispetto a tutte queste mostre che sono state fatte qui negli anni al Macro Testaccio ed è una mostra antologica, una mostra che raccoglie opere che vanno dagli anni 80 fino adesso al 2016. È un percorso sostanzialmente che attraversa tutta la carriera dell'artista in cui si possono vedere le varie fasi del suo lavoro. Quello che è interessante è che queste fasi sono anche in qualche modo intervallate da un allestimento specifico che ha modificato completamente la pianta del padiglione di Macro Testaccio e che lo ha in qualche modo trasformato in una sorta di piccola città dentro la città. Questo tipo di intervento quindi in qualche modo, come dire, impreziosisce la mostra, ma in qualche maniera crea e la trasforma in un'opera in sé, cioè sono le opere quelle che contiene, ma è un'opera anche in sé la mostra. Tramite un totale di circa 50 componimenti si sviluppa un tragitto all'interno del quale è ricorrente il tema della città, non intesa come agglomerato urbano, ma più vicina ad un'idea di luogo di condivisione e incontro. Il tutto viene declinato in diverse sfaccettature e lo spazio architettonico è diviso in due sezioni principali. L'artista dice che vorrebbe che le persone si sostassero davanti alle opere, si fermassero, avessero proprio un percorso anche molto particolare all'interno del padiglione, anche perché tra le due grandi aree del padiglione c'è un passaggio abbastanza stretto su cui le persone dovranno camminare su degli specchi e romperli. Questo fa parte di una serie di lavori che ha fatto Alfredo e che in qualche modo verranno riattivati durante questa mostra. Ha completamente trasformato lo spazio ed è veramente una città dentro la città. Come deve essere concepito questo percorso da parte del visitatore? Beh, innanzitutto il visitatore abituato si divideranno in due, secondo me, i visitatori. C'è quello abituato a questo spazio che immagino sarà sorpreso dal trovarsi in uno spazio di natura completamente diversa. Probabilmente scoprendo anche qualcosa di questo spazio che la visione abituale, quella longitudinale, prospettica, centrale di un boulevard che ha al suo fianco delle stanze, e insomma sarà credo abbastanza anche contento di scoprire che esistono altre prospettive dentro questo spazio e non bisogna mai dimenticare che questo boulevard non era un boulevard cittadino ma era una macchina del sangue, in definitiva il boulevard centrale era uno scolo del sangue, quindi ho voluto realizzare un'architettura che si opponesse anche a questa idea di uno scolo del sangue glorificato come un boulevard. Grande alternanza di stili, tecniche, materiali e riflessioni, necessarie curiosità e competenza per apprezzare la mostra nel suo insieme.